vuol dire la scatolina arancione? Prodotti finiti! Ebbene sì, ancora qualche prodotto finito. Ultimamente va così, non è che mi lamenti, Finisco, quindi. Allora, cosa ho finito? Vabbè. Che ve lo dico a fare? 50 cotoneve di quelli grossi che uso per struccarmi il viso. Poi, siccome non avevo trovato i cotoneve una volta, avevo preso questi della PAM, che erano 80 pezzi, che dovevano avere i due lati, uno fatto a tipo nido d'ape con il che doveva essere il lato struccante e l'altro col lato tonificante. Tutto sommato buoni, non mi ricordo quanto li avessi pagati, però insomma non si sfaldavano, non lasciavano perucchini, insomma. Buoni, sapete che dei cotoncini non è che mi dilunghi. Poi, altro prodotto viso, così poi finiamo i prodotti viso, è questa, guardate che vi avevo tenuto la scatola, cioè sto smettendo di tenere le scatole perché mi ci mancano anche le scatole, oltretutto l'ingombro che già non è i prodotti da finire, ed era questa, ossia la Crème Fraîche di Nuxe. Crème Fraîche, crema idratante e calmante 24 ore per pelli delicate che io usavo da giorno. 50 ml, un paio di 6 mesi, io l'avevo acquistata quest'estate, finita, l'avevo acquistata quest'estate da Essere Benessere, che c'era una promozione, quest'estate, la primavera scorsa, comunque insomma l'ho usata quest'estate, l'avevo interrotta nei periodi più caldi perché era piuttosto densa, era una crema bella corposa, mi è piaciuta molto, ha la classica profumazione floreale di rosa che è tipica dei prodotti Nuxe. Vi avevo già parlato di quella notte che avevo acquistato insieme, che mi era piaciuta moltissimo, anche questa mi è piaciuta molto, ne bastava veramente pochissima proprio perché era estremamente nutriente, bella e idratante, e ne bastava una pocciatina per più o meno tutto il viso, infatti mi è durata i 6 mesi del PAO, credo, comunque parecchio tempo, considerando che ho interrotto appunto i mesi più caldi perché era un po' troppo per la mia pelle nei mesi caldi, un ottimo prodotto, molto delicato sulla pelle, con un buon effetto idratante e calmante. Ve lo consiglio, i prodotti Nuxe a me piacciono moltissimo, e questa era la sua confezione, Crème Fraîche de Beauté. E come skincare viso, finito. Ho finito due cose sotto la doccia, la prima è questo shampoo che avevo acquistato l'anno scorso all'Intercharm a Milano ed era il Pink Up della Caral, la limited edition che aveva fatto per la lotta contro il tumore al seno. Aveva una profumazione dolcissima di... sì, proprio di il color... Ciao! Salve, buongiorno. Aveva la profumazione che in genere si abbina a questo tipo di colore, quindi tipo zucchero filato, caramello, caramella alla fragola dolce. Sì. Era uno shampoo piuttosto denso, ne bastava veramente poco, spesso l'ho anche diluito. Uno shampoo nutriente idratante ideale per tutti i tipi di capelli, io lo usavo anche senza balsamo proprio perché era piuttosto corposo. Non mi ci sono trovata niente male, erano 250 ml, il PAO era di 12 mesi e mi è piaciuto, avevo usato anche un altro prodotto di questa linea, forse avevo usato il balsamo, non mi ricordo, ve ne avevo già parlato di un altro prodotto di questa linea di Caral, perché mi ricordo che io non sapevo dove trovarla e qualcuna di voi mi aveva suggerito nei negozi specializzati in prodotti per parrucchiere o dai parrucchieri, quindi ve ne avevo già parlato di qualcosa di questa linea, adesso non mi ricordo, forse proprio del balsamo. Piaciuto molto, buono. E poi sempre sotto la doccia ho finito questo, che era il sapone marino per tutto il corpo al mandarino. L'azione meccanica del sale sfoglia e rivitalizza, gli oli nobili idratano in profondità, risultato pelle morbida, pulita e profumata. Mi piaceva tantissimo la confezione che tra l'altro è in plastica, erano 370 ml, non era male,
aveva una buona profumazione di mandarino, io l'avevo acquistato in farmacia, vedete qua. In realtà come scrub non era malissimo, era piuttosto delicato. L'unico problema era che con questa confezione, quando l'aprivo sotto la doccia, ci infilavo la mano per prenderne una noce e si inseriva dentro, arrivava dentro tutta l'acqua che colava da me, tipo. E quindi in realtà alla fine era molto molto liquido, molto acquoso. Quindi diciamo che lo scrub non era niente male, il problema è che questo tipo di confezione, per come uso io, per come faccio io la doccia, per il casino che faccio io sotto la doccia, non era l'ideale, perché è andata a diluire tantissimo il prodotto, quindi poi alla fine era troppo liquido, però non era niente male, avevo una buonissima profumazione agrumata. 12 euro in farmacia, se non mi ricordo male. E visto che parliamo di prodotti corpo, ho finito 3 prodotti di quelli di della linea Caldera by Antonio che avevo preso a Santorini. Erano quelli piccolini, ve ne ho tenuto uno perché gli altri li ho buttati. Ho finito un doccia schiuma, uno shampoo, no, un doccia schiuma, un idratante, che è questo qua, e uno scrub. Mi sono piaciuti tutti, vi devo dire che come nel video dei preferiti vi ho messo la crema, tutti questi prodotti li sto trovando veramente buonissimi. Hanno delle profumazioni molto intense che però non rimangono addosso, quindi fate una specie di aromaterapia mentre li indossate, però poi non permangono addosso, quindi non sono fastidiosi, anche perché sono veramente pungenti in alcuni casi. Questa era la lozione idratante corpo al geranio, rosmarino e oli essenziali di gelsomino. Buonissimi, a me stanno piacendo moltissimo. Lo scrub è veramente una cosa deliziosa perché ha dei granuli molto sottili e quindi l'effetto scrubbante è molto leggero ed estremamente piacevole. In più ha all'interno anche dell'idratante, secondo me, perché vi lascia proprio la pelle morbidissima. Questa era la body lotion un po' liquida ma molto buona, e il bagno doccia era molto liquido, quindi ne bastava veramente poco, però buoni, mi stanno piacendo moltissimo, molto ottimo. Ho finito anche una saponetta, questa qui, di Agraria al limone e verbena, che io avevo rubato nell'hotel a Malta quest'estate. Aveva la profumazione di limone e verbena che amo tantissimo, era molto idratante, buona, bella profumata, ci ho lavato le mani e i pennelli. E poi un prodotto farlocco, c'è stato Halloween e io ho finito questo, che forse voi vedete, vi sembra che ci sia ancora, in realtà è quello secco sulle pareti, no, c'è ancora un goccino, è il colore per la faccia, quelli di carnevale, il cerone bianco, voilà. Tra l'altro vi metto una foto di come ero truccata ad Halloween per chi non mi seguisse sui social, dove ho pubblicato delle foto, e da lì capirete che, avendo fatto tutta la faccia bianca, quello che avevo ancora qui dall'anno scorso è finito. E quindi basta. E questi qua sono i colori per carnevale, li compro nei negozi di giocattoli. E buono, buono. Se volete sapere cosa uso per truccarmi a carnevale ad Halloween, ho scritto un post sul blog proprio in occasione di Halloween. Vi lascio il link qui sotto, così vi spiego anche come tutelare la pelle quando usate questo tipo di prodotto. Perché ho finito un sacco di prodotti make up. Cominciamo da quello che ho amato. Ho finito, sono in lutto perché sembra che ce ne sia ancora, ma non ce n'è più, il mio amatissimo, amatissimo fondotinta di Lancôme, il Tint Miracle, creatore di pelle perfetta, SPF 15, con la pompettina. Questo è il mio fondotinta preferito di sempre. Allora, l'applicatore è perfetto, ne bastano un paio di pressioni per fare tutto il viso. È estremamente liquido, molto idratante, bello coprente, non lascia la pelle lucida. Questo qua, per capirsi, è quello che usavo sempre per andare a registrare in le trasmissioni televisive, perché ogni tanto sono ospite in un programma, in una trasmissione qua a Verona, e sapete che i riflettori, le luci hanno sempre, creano sempre dei problemi. Questo qui era perfetto, leggermente tamponato con la cipria, non lasciava, cioè era luminoso ma non lucido. Lo ho amato tantissimo, è finito.
rimango perché il costo è circa di 40-50 euro, quindi insomma non è proprio poco, però io l'ho sempre usato solo per le occasioni speciali e non mi ha mai lasciata a piedi, lo amo. Per cercare di sostituirlo ho voluto provare il Benefit Lello Flawless. Mi sono fatta dare un campioncino bello pieno che io adesso ho ripulito. Questo era nella colorazione Ivory e penso che comprerò questo per sostituire questo qui. Ci sono circa 10-12 euro di differenza. Vabbè, mi cade tutto. Non è male, è decisamente meno liquido rispetto a questo. Più coprente perché è leggermente più pastoso, però l'effetto di luce, di luminosità è più o meno lo stesso. Io continuo a preferire questo comunque. Poi ho finito il campioncino del Dior Show New Look, che era il mascara che regalavano con qualche giornale l'anno scorso. Era il secondo che avevo, non mi dispiace ma non comprerò la full size perché tutto sommato non avendo grossi problemi di ciglia sapete che preferisco sempre dove posso risparmio e mentre preferisco spendere di più sui fondotinta, il mascara non avendo grossi problemi di ciglia posso permettermi di comprarne degli altri anche perché i miei preferiti rimangono quelli di Rimmel che hanno un prezzo medio e l'effetto è sempre, almeno quelli che ho provato sono sempre stati ottimi. Parlando sempre di mascara, questi due li butto perché si sono seccati e sono due Colourpop di Pupa che mi avevano regalato almeno 3 anni fa i miei amici per il compleanno, rispettivamente il numero 1 e il numero 2, arancione e rosso, vabbè, lo scovolino era un classicissimo scovolino da mascara, sono secchissimi, ma vi devo dire che non mi sono mai piaciuti perché sono sempre stati collosissimi e molto secchi. Probabilmente per la pigmentazione, non vi so dire. E quindi li ho usati un paio di volte, magari per carnevale, per Halloween, per quelle occasioni lì, però non mi hanno mai fatto impazzire più di tanto. Secchi, buttati. E poi è finito, anche se sembra che ce ne sia ancora, ma non ce n'è più, ve lo garantisco, è secco sulla parete. Questo ombretto crema di Kiko, 05 era la colorazione, Liquid Color Eyeshadow, che era quel... vedete che non esce più nulla perché è tutto secco sulle pareti. Ci ho fatto prendere un pezzettino. Speriamo che si veda adesso. È questo corallo fluo, molto acceso, che io ho usato tantissimo in primavera. Penso di avervene parlato in qualche preferito. Mi è piaciuto tantissimo. Aveva un po' di 12 mesi, a me è durato ben di più, prima di seccarsi. E quindi sono riuscita a finirlo, ne sono molto 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 felice. Altro prodotto make up finito, bellissimo, anche questo mi durava tutto il giorno senza bisogno di base. E questo era tutto, il mio preferito dei preferiti, se non l'aveste capito, è il mio Lancôme Tint Miracle. Se cercate un fondotinta e siete disposti a spendere 50 euro, lo cercate che non vi dia problemi sul viso, molto idratante, molto liquido, ma con un'ottima coprenza e grande luminosità, andate a farvi dare una... se mai andate da Sephora vi dovrebbero dare i campioncini questi qua, così lo provate e mi fate sapere perché io questo qua lo amo, è in assoluto il mio preferito. Bene, e voi cosa avete finito in questo periodo? Fatemelo sapere, e fatemi sapere soprattutto se avete provato qualcuno di questi prodotti e la pensate come me o la pensate in modo diverso da me. E fatemi sapere con cosa potrei sostituirli, perché chiaramente inizia a finire un po' di cose, quindi potrebbe essere ora di nuovi acquisti.